Alex Maioli, fotografo. Credo che in generale la casa del futuro dovrà togliersi di tanti optional. Dovrà essere essenziale avere proprio il tetto, bella luce e basta. La mia casa del futuro non lo so, può darsi che a un certo punto ritornerò in Italia e andrò a vivere in Sicilia, vicino nel Ragusano. Penso che questa sarà la mia casa del futuro. In grotte. Il rapporto tra architettura e natura, io credo che nel passato era molto più forte perché le case venivano costruite solo per esigenza e non per nessun altro motivo. Quindi si adattavano alla natura o usavano la natura per fare le case. Immagino le case fatte con i sassi, insomma, sassi e legno. E le finestre una volta nelle case erano piccolissime perché comunque serviva solo per mangiare e dormire, non serviva per fare vita, non si viveva nelle case, si viveva nelle campagne, nel lavoro, insomma. Adesso non lo so, sinceramente. Natura e casa non vanno più di... cioè, dagli anni 60, 50, 60, a parte che i grandi progetti, i grandi architetti, eccetera, credo che non hanno mai più pensato a questa soluzione. Forse dovranno ritornarci a pensarlo.